2 anni, 8 mesi e Trieste, gli ultimi tempi sotto i riflettori per le manifestazioni Novax e No Green Pass, ora Firenze. Il prefetto e commissario di governo Valerio Valenti saluta la città con una conferenza stampa dove fa il punto del lavoro svolto. Sul delicato tema dell'immigrazione Valenti rivendica di aver tenuto la barra dritta perseguendo come valore primo gli equilibri sociali. Nessuna criticità neppure per quel che riguarda la legalità. L'attenzione massima, dice, ma a Trieste non sono radicate organizzazioni mafiose. Sul periodo del lockdown Valenti spiega di aver cercato di dare soprattutto risposte di buonsenso, aiutato dai triestini che ringrazia, ma allo stesso tempo esprime una sorta di stupore. Io mi chiedo come sia possibile che i triestini che hanno rispettato, osservato le norme fortemente restrittive del periodo del lockdown, e l'hanno fatto in maniera egregia, improvvisamente in misura così cospicua si siano trasformati nei primi non osservanti delle disposizioni più elementari. Per quel che riguarda le manifestazioni non si può vietarle, dice il prefetto, sino a quando sono pacifiche. Sugli eccessi, assicura, la questura sta indagando. Valenti ha parlato di collaborazione ideale con le altre istituzioni, anticipando una prossima intesa con imprese e sindacati sui punti tampone per aree omogenee, venendo così incontro ai lavoratori non vaccinati. Sui rapporti con Roma, infine, un chiarimento importante. Il prefetto ha deciso, ovviamente consultandosi con il territorio, quindi la procura, il comune, nessuna intromissione da Roma, nessuna decisione presa altrove. Con il presidente D'Agostino ci siamo sentiti più volte per valutare la situazione, è arrivato il momento poi nel quale mi assumo tutte le responsabilità di aver avviato questa attività, informando ovviamente Roma, che è cosa ben diversa dal ricevere indicazioni. Valenti ha poi ricevuto il sindaco di Trieste Di Piazza, salito in prefettura per conferirgli il sigillo della città e augurargli buon lavoro per la nuova destinazione.